Vattè a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovo video. Come sempre ragazzi, molto spesso mi ritrovo a riflettere su vari magari argomenti che mi si presentano durante il corso delle mie giornate e a volte alcune di queste riflessioni mi dico magari potrebbero stare bene in un video, non lo so, magari comunque potrei parlarne alle persone che mi seguono eccetera eccetera, per cui diciamo che principalmente questo ragazzi è un video random, quindi un vlog random in cui vi parlo un pochettino di questa cosa a cui ho pensato negli ultimi giorni, ovviamente non in maniera, cioè non fissamente, non è che mi fisso solo su un pensiero, però alcuni pensieri ritornano spesso ragazzi, e quello appunto di cui vi voglio parlare oggi è uno di quei pensieri che ogni tanto ritornano. Perché ogni tanto ritornano? Perché si tratta ragazzi di pensieri riguardanti l'adolescenza, diciamo così, gli anni in cui si è veramente piccoli, in cui si crede di essere già grandi ma effettivamente si è davvero piccoli, e quindi voglio indirizzare insomma i miei pensieri, le mie riflessioni specialmente ai ragazzi che stanno affrontando questo periodo della loro vita, sarebbe a dire appunto l'adolescenza, la prima adolescenza, diciamo comunque gli anni che possono andare ragazzi, che ne so, dai 12-13 anni ai 20 anni, poi c'è chi tarda di più, c'è chi tarda di meno magari a maturare un po', però diciamo che principalmente la fascia d'età a cui voglio indirizzare questi pensieri è proprio quella lì. Perché appunto allora vi starete chiedendo, questo pensiero sull'adolescenza ogni tanto ritorna nelle mie giornate? Perché ragazzi, quando si comincia a vivere da soli e quindi quando si incomincia davvero a scoprire cosa significa vivere, ma dico per davvero ragazzi, quindi quando si incomincia a farsi carico in maniera totale e completa della propria vita, della propria esistenza, allora forse, se la tua personalità è destinata a fare quel salto di maturità di cui vi parlavo, solo allora si incomincia a rendersi conto di quale stacco ci sia ragazzi fra appunto un periodo come quello dell'adolescenza e il periodo in cui cresci praticamente e incominci a dovertela sbrigare da solo. Questo salto ho incominciato a farlo sicuramente quando sono andata a vivere in Spagna assieme a Rodrigo. Mi sono trasferita lì nel 2015, però siamo andati a vivere da soli nel 2016, quindi direi di aver cominciato a fare questo salto di maturità nel 2016, perché appunto ragazzi, fino a quando si vive assieme a qualcuno più grande, più esperto di te nella vita, non si può davvero totalmente capire che cosa significa dover maturare, che cosa significa dover conoscere la vita vera. E quindi appunto questo salto è iniziato ad avvenire in me, perlomeno nella mia persona, nel 2016, e quindi considerate che nel 2016 ragazzi avevo già la bellezza di 25 anni, perché io sono del 91, e quindi fino ad allora, fino sì, nei 25 anni diciamo che ho continuato a vivere nella realtà comunque della famiglia, del nucleo familiare, nella realtà in cui magari ci sono i tuoi genitori, nel mio caso c'era mia mamma, che si occupano di tutto, che si occupano ancora di te tra l'altro, che si preoccupano di te, e che quindi ragazzi questa realtà familiare fa sì che uno non si renda effettivamente conto di che cosa significa occuparsi di tante faccende, tante questioni importanti nella vita di ognuno. Quindi fino a quell'età diciamo che io sono rimasta all'interno di questa realtà familiare. Quindi quando nel 2016 ragazzi io e Rodrigo finalmente abbiamo deciso di andare, siamo riusciti più che altro ad andare a vivere da soli, è stato uno sbattere ragazzi contro quella che è la vita reale effettivamente. È stato un rendersi conto direi abbastanza brusco ragazzi, perché vi ripeto, io fino all'anno prima comunque ho vissuto con la mia famiglia, e quindi poi trovarsi così dall'oggi al domani diciamo a vivere per conto proprio, quindi a doversi grattare le rogne da solo, è stato abbastanza traumatico, è stato un risveglio diciamo abbastanza brusco. Però insomma non è che
che voglio dire sono stata male o chissà che cosa, è stato, ragazzi, diciamo, un evento traumatico, diciamo così, tra virgolette, della mia vita, che appunto, quindi da quel momento, mi ha portato a rendermi conto di quante differenze ci siano, ragazzi, fra l'età adolescenziale e l'età in cui si matura. Non è facile, poi dipende anche dalle personalità, ragazzi, dalla personalità di ognuno, perché c'è chi magari la prende benissimo, c'è chi magari la prende così così, c'è chi la prende in maniera un po' più drastica, un po' più tragica. Diciamo che io sono stata quella che l'ha presa un po' così così, nel senso che appunto ritrovarmi così improvvisamente a dovermi occupare davvero della mia vita e della vita comunque di coppia assieme a Rodrigo è stato destabilizzante, ecco, personalmente parlando. Però poi sappiamo benissimo che l'essere umano, ragazzi, è pensato e fatto anche per abituarsi ai vari cambiamenti della vita, e quindi anche io mi sono ovviamente adattata a questo cambio così importante, a questo passo così importante della mia vita, perché è un passo che prima o poi, ragazzi, fanno tutti, chi prima, chi per esempio magari, che ne so, va all'università fuori sede, quindi prende l'appartamento per conto proprio, comunque convivendo con altre persone, quindi deve cominciare un po' a sbrigarsela da solo. Ma anche in quel caso, ragazzi, dipende, perché magari ci sono i tuoi genitori che ti pagano l'affitto, che ti pagano le spese, quindi anche lì è un pochettino diverso dal cavarsela totalmente da solo. Quando dico cavarsela totalmente da soli, ragazzi, intendo dover lavorare, dover guadagnare personalmente uno stipendio mensile che ti permetta appunto di campare, perché se no magari non c'è nessuno che ti dà i soldi che ti servono, e quindi se non ti campi da solo puoi andare tranquillamente a vivere sotto un ponte. Per cui questo intendo, quindi già il fatto magari di andare a vivere all'università, insomma per andare all'università fuori sede, è comunque sempre un po' diverso. Io mi riferisco proprio, ragazzi, al momento in cui devi andarti a fare il culo al lavoro per guadagnare, per poter campare. Cominciare a maturare significa quindi sapere che appunto il tetto sulla tua testa dipende dal tuo lavoro, cominciare a pensare alle bollette, incominciare a pensare alle varie questioni burocratiche, dover cominciare ad andare personalmente negli uffici, nei vari posti per occuparsi di varie cose burocratiche, insomma intendo questo per cambio, per passo di vita, diciamo così. E quindi tutto sto discorso, ragazzi, perché appunto poi mi riviene in mente quando ero adolescente, e spesso comunque magari intorno a me vedo adolescenti comportarsi nello stesso modo in cui mi sono comportata io, e quindi mi affiorano questi pensieri. Perché, ragazzi? Perché quando si è adolescenti non ci si rende conto davvero totalmente di cos'è la vita. Si pensa solo ed unicamente a sé, si è, penso, essere abbastanza egoisti quando si è adolescenti, perché come se esistessi soltanto tu e il tuo mondo da adolescente, quello che ti circonda. Penso che sia abbastanza egoisti quando si è adolescenti, ma non per cattiveria, ma perché penso sia proprio una fase della vita che ti porta ad essere così, quindi esisti soltanto tu, esiste soltanto il tuo mondo, che sembra essere la cosa più importante. Gli eventi che avvengono all'interno del tuo mondo sembrano essere gli eventi più, quelli che saranno i più importanti della tua vita e quelli che ti segneranno più profondamente nella tua vita, sembrano essere gli eventi più sconvolgenti che tu possa mai vivere nella tua vita, quelli che più ti faranno male, quelli che più ti feriranno. E per questo appunto poi faccio tutto questo ragionamento, perché è così assurdo, ragazzi, è così sbagliato. Però ripeto, nulla di tutto ciò è fatto con cattiveria, è una fase della vita che ti porta a comportarti così e a pensarla così. Anche io da adolescente, ragazzi, sono stata sicuramente eccessivamente, forse anche egoista in certi momenti, e anche io ho pensato, per esempio, che le delusioni di amicizia o i problemi a scuola sarebbero state le cose più brutte che io avrei mai vissuto nella mia vita. Anch'io pensavo che ne so, la prima delusione d'amore che ho avuto sarebbe stata quella che mi avrebbe segnata per sempre, dalla quale non sarei mai più riuscita ad uscire. Insomma, quando si è adolescenti, ragazzi, si crede di avere i problemi più grandi del mondo. Si crede di avere le delusioni peggiori della propria vita, si crede di avere i pensieri più profondi della propria vita e si crede di dover risolvere
problemi enormi della propria vita. Ora ripeto, questa non è che è una colpa di chi è adolescente, è che si è proprio in una forma mentis, ragazzi, che ti porta a pensarla così. Però allora, perché ho fatto tutto sto discorso e sto facendo insomma questo video? Voglio che questo messaggio arrivi appunto agli adolescenti, per rassicurarvi da un lato, ragazzi. Ho fatto questo ragionamento, ragazzi, perché molto spesso tanti adolescenti, magari pensando appunto di avere i problemi più grandi della propria vita, rischiano appunto di cadere magari nella depressione, rischiano di chiudersi in se stessi, rischiano anche di mettere in pericolo la propria vita, ragazzi. Sentiamo magari di tanti adolescenti che si suicidano a giovanissime età per quelli che ritengono essere i problemi peggiori che mai avranno nella vita. E quindi voglio che questo messaggio arrivi agli adolescenti. Ragazzi, i problemi che avete da adolescenti sicuramente non saranno i problemi più grandi della vostra vita. Mia mamma, ragazzi, che ha quasi 60 anni ormai, fra 2 anni, mi dice sempre, a me che ho quasi 30 anni, che comunque sto già convivendo da sola da qualche anno e quindi affrontando nuovi problemi, nuovi e più grandi problemi della vita, lo dice a me: guarda che questi problemi che hai adesso non sono nulla, cioè augurati di non dover vivere problemi davvero molto più grandi nella vita. Questo non è, ragazzi, che viene detto per spaventare, ma viene detto per incoraggiare le persone che affrontano magari periodi difficili, che affrontano problemi della propria vita, a cercare di viverli in una maniera un pochettino più positiva, cercare di affrontarli con un pochettino più di forza. E quindi il mio messaggio in questo video vuole essere: ragazzi, che siete così giovani, che davvero non avete vissuto che una minima parte della vostra vita, che vi aspettano così tanti anni davanti a voi, non vi fate abbattere da quelli che sembrano essere problemi giganteschi, ragazzi. Che ne so, la delusione amorosa e l'amica che ti ha fatto un torto e gli amici che ti voltano le spalle e alla scuola che non va tanto bene, non sono questi i veri problemi della vita. A voi ovviamente sì, lo sembrano, ragazzi, ma non è così. Per cui forza e coraggio, ragazzi, forza e coraggio, che la vita è lunga, la vita è bella anche magari anche per questo, perché si possono fare tante nuove esperienze, si possono conoscere tante nuove dinamiche della propria vita che se non vivessi non le conosceresti. Per cui forza, forza. So benissimo, ragazzi, mi rendo conto che il periodo adolescenziale è un periodo complicato della vita, è un periodo in cui avvengono tanti cambiamenti fisici e psichici e quindi è un caos dentro di noi. Però forza e coraggio, ragazzi, che la vita è lunga, la vita è bella, la vita deve essere vissuta per quello che è. Bisogna affrontare i problemi sempre con forza, sempre con convinzione. Per cui non vi fermate ai vostri problemi adolescenziali, che la vita deve ancora iniziare, ragazzi, davvero. Fin quando si è sotto la campana di vetro della propria famiglia, della propria casa e ci avete soltanto quei problemini a cui pensare, è facile, anche se a voi non lo sembra, ma la vita, ragazzi, deve ancora iniziare. Non avete ancora visto niente della vita, per cui forza e coraggio, perché ne dovete vedere nella vita, ok? Quindi andate avanti sempre a testa alta, che i problemi sono altri. Questo lo dice anche mia mamma a me, quindi che i problemi sono altri. Forza e coraggio, su col morale, dai ragazzi. Per cui il mio messaggio di questo video voleva essere questo. Di sicuro mi sarò dilungata in maniera spropositata, insopportabile, però insomma, ripeto, io non mi preparo mai discorsi per fare sti video, quindi è proprio tutto un flusso che va, che gira e va, forza e va, vabbè. Quindi ragazzi, tutto qua. Tutto qua, volevo mandare un messaggio di incoraggiamento a sti adolescenti, ragazzi, che oggigiorno veramente sembra che vivano il dramma della vita. E che dire, spero che sto messaggio in qualche modo sia arrivato. Fatemi sapere voi sotto in commento, ragazzi, voi come avete vissuto, i più grandi ovviamente, come avete vissuto la vostra adolescenza, come la pensavate durante la vostra adolescenza, se insomma la mia analisi era abbastanza corretta. Quindi questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao!